La pura merda sei tu e stronzate le dici tu e i tuoi amici bufu. Se stai attento, mi raccomando. Solo se stai attento, perché se sei disattento, no, non te la do la mazzata, però se stai attento, ti do una mazzettata sotto i denti, eh? Tanto sappiamo alla tua troia che piacciono e tu hai dei problemi mentali. Bufu, ovviamente. Benvenuti in questo nuovissimo capitolo di Spermini alla riscossa DPG Edition. Ah, finalmente, dopo 5 mesi, ok? Che sono passati da quando è uscito quel famoso video sulla Dark Polo Gang, ho accumulato. E oggi finalmente vi presento forse una prima parte di Spermini alla riscossa DPG Edition, perché veramente sono tantissimi i commenti, tantissimi, porca Noterete la nuova location, però io mi trovo in questo momento nella mia nuova casa. Finalmente ho finito col trasloco, tutto il bordello di quest'estate, diciamo, l'ho ammortizzato abbastanza. Non so se si dice in questi casi, però va benissimo, tanto io sono straniero, sono giustificato. Non ho utilizzato il mio ufficio per registrare perché c'è un rimbombo fastidioso e, ahimè, lo scorso video, quando ho presentato la mia Mobile Studio Pro, continuiamo a fare pubblicità, Mobile Studio Pro, Wacom, diciamo che il 30% dei commenti sono stati ma l'audio, ma l'audio, invece no, ok, tutto, ma l'audio, e invece la figa di tua madre, pelosa, che puzza di pesce, no, pensa a quella, ok? Perché veramente la gente, invece di soffermarsi per 3 secondi ad ascoltare il video, fregandosene dell'audio, che cazzo, ma cosa ve ne frega? Ok, potrei veramente fare l'elenco dei commenti imbecillo all'audio. Puttana. Anche in questo ci sarà un piccolo rimbombo, ma chi se ne frega? Sciacquo i coglioni, torniamo ai nostri spermini alla riscossa o, non lo so, troveremo un altro nome. La nostra amica in questione è leggermente confusa, la carissima Sophie Dark Pischellata. Ok? Comunque io li amo e quindi vaffanculo! Vaffanculo perché la gang non si infama! È una frase che non ho mai sentito, soprattutto sotto questo video. E tu sei scemo, mamma mia, qui si scalda l'ambiente, non ci capisci un emerito cazzo, però hai ragione. Beh, grazie, con quel però hai ragione mi ha, diciamo, ripulito l'anima di tutti i peccati. Farò fatica a leggerlo. Stupido bufu, non c'hanno gli risvoltini. Sono meno gay di te e c'hanno più figa di te. Dunque ognuno il suo stile e a me piace. Se vuoi criticare, fallo bene e costruttivamente. Non creare dissing e hating. Oh mamma mia. Allora ragazzi, a parte il commento, vabbè, lasciamo perdere. Il discorso di criticare costruttivamente, dovete andare a fare in culo pacificamente, ok? In modo beato, ma pacificamente, perché a me non me ne frega un cazzo della critica costruttiva, ok? A me piace la critica distruttiva! A cosa serve la critica costruttiva? Perché siete così feticisti del costruttivismo, della critica così elaborata? Cosa cazzo ve ne frega, ok? Cosa cazzo ve ne frega? La critica costruttiva, è bello che se poi fai il video dove gli elabori un ragionamento ben chiaro, non lo capiscono e si fermano magari al minuto 2 dicendo non sono d'accordo con te, chiudono il video. Qui si tratta semplicemente di un video ironico che parla di una moda, tutto qui, i feticisti della critica costruttiva, ma da quando? Che non ci capite un cazzo. Abbiamo poi questo amico che, diciamo, non gli bastava scrivere una volta bufu, ma ha dovuto ripeterlo più volte, proprio per ribadire il suo concetto molto 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 profondo, che colpisce l'animo delle persone, cerca un pochino di commuovere. Vediamo, bufu, 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 ma soprattutto bufu. Ecco, meno male che hai ribadito questo concetto, meno male, amico mio.
La particolarità di questo video, che secondo me è la parte più interessante, non tanto il video in sé, ma la sessione commenti, vi giuro, perché si può suddividere in macro gruppi. C'è il gruppo di quelli che commentano solo Bufu, giuro, come questo pirla che lascia 100 volte Bufu. Praticamente ripetono a rotta di collo la stessa puttanata che dicono i loro idoli. È straordinario, un po' come gli zebedi, no? Lezzo, mezzo, così, no? Hanno dei problemi, no? Un po', diciamo, hanno questo piccolo ritardo, ma non è un ritardo mentale, perché mi dispiacerebbe dargli dei ritardati mentali, perché non lo sono, ma hanno questo piccolo ritardo, ma che si attiva nel momento in cui posano le dita sulla tastiera. C'è una disconnessione, cioè la tua tastiera è attivata col Bluetooth al computer ma non al tuo cervello, quindi scrivi solo tu vorresti magari dire anche qualcos'altro, ma ti viene bufu, e quindi capisci che hanno dei problemi. Bisogna curare queste persone, ok? Impegniamoci tutti quanti, mi raccomando. Poi c'è un altro gruppo di commentatori che non si ferma al semplice bufu, ma va oltre, andando ad approfondire il loro repertorio, utilizzando frasi come pesi sul collo, 777, la DPG non si infama, il tuo odio mi scivola addosso, piscio sopra gli haters e piacciono alla tua troia. Ecco, queste frasi praticamente vengono utilizzate e riutilizzate, poi magari una viene messa prima, poi un'altra dopo, poi alcune si abbinano, poi vengono combinate. Prendete tutte queste definizioni e potete veramente arricchire il vostro modo di comunicare con la gente in stile DPG. Poi c'è una percentuale di feticisti della critica costruttiva, come ho detto prima, quelli ci devono essere sempre, i rompicoglioni. Poi c'è un altro gruppo di commentatori, quelli che veramente non li capisco, che mi danno del rosicone innanzitutto, perché pensano che io sia invidioso del loro successo e del fatto che loro guadagnano così tanti soldi. Chi se ne frega? Come ad esempio questo. Ti spiego come va la situazione. Fermi. Ora lui ci spiega. Loro fanno i soldi e te sei qui a criticarli. Scemo. Se a una persona piace e a te no, che cazzo vuoi, figa, hai 40, ma vatti ad ascoltare i Pooh, Gianni Morandi, ma Cristo. Sul serio, ne ho letti tantissimi di commenti. Cioè, loro hanno tanti soldi e tu no. Intanto che cazzo ne sapete voi? Questi sono i commentatori che capisco di meno. Non riesco a capire il ragionamento alla base. Come si fa a essere in fissa col fatto che altre persone hanno tantissimi soldi? Non ha importanza chi sono. Anche Donald Trump è miliardario. Ma non è che coltivo tutto questo rispetto per lui. Lui è ricco, allora è un grande. Su se, devo essere sincero con voi. Se questi quattro ragazzetti che si presentano con un look veramente che farebbe invidia a Moira Orfei, riescono a guadagnare così tanti soldi facendo semplicemente i coglionazzi, rendendosi ridicoli, a me fa piacere. Soprattutto se non si pigliano minimamente sul serio. Sono assolutamente da stimare. Perché hai creato un movimento, forse, mi auguro, per gioco, che diventa uno stile di vita per tantissimi ragazzini, che si credono appartenenti a questo mondo della dark polo gang. Cioè, è straordinario. Cerco di essere realista e molto cinico in queste situazioni. Gli auguro veramente di fare tantissimi soldi e di spremere per bene questi ragazzini. Finché vanno in giro, va benissimo. Continuate veramente, spremeteli. Ecco un altro commentatore in fissa con la stronzata dei soldi e della ricchezza degli altri. In questo caso lui non lo dice chiaramente, ma cerca di fartelo capire in un altro modo. Non hanno i risvolti, coglione bufu del cazzo! I risvolti, cioè i risvolti di trama proprio. Testa di cazzo di merda, togli i vestiti di Terra Nova, poveraccio! Dovete capire che se siete, diciamo, frequentatori del negozio Terra Nova, siete dei poveracci e non siete swag come la DPG. Mi dispiace, fate schifo. Togli i vestiti Terra Nova, è favoloso. No, sul serio, questo Nico Gamer 03, mamma mia, già dal nome capisci che questo è molto... Fai meno un superiore del cazzo, che sei un cancro ai coglioni.
come un cancro ai coglioni. A questo punto dovrebbero fare quelle pubblicità progresso per la lotta al Boban Pesov. E poi c'è il peggio del peggio. No, tenetevi forte, no, veramente, questa volta credo che abbiamo trovato il nirvana assoluto dello spermino. Ma disegnami le mele, bufu. Questo è uno Zebete fan della DPG, cioè proprio un mix assurdo. I genitori si divertiranno ad educarlo, ne sono certo. Luke Seek mi scrive: sei un bufu, la gang non hai risvoltini, brutto bufu. Soldi way. Anzi, hashtag soldi way. Poi che foto del profilo ha? Mi fa troppo ridere. Grazie Seek Luke. Grazie. Originale come sempre, come tutto il resto dei tuoi amichetti che mi commentano, è tranquillo. Ma poi non voglio essere solamente cattivo con quelli che idolatrano la DPG, perché ci stanno anche quelli dell'altro versante che non scherzano, come ad esempio questo Forza Juve, mamma mia. Ma la DPG è tarocca, come il 7-7 cazzo vuol dire? Ma andate a fanculo voi coglioni della DPG, che loro non hanno manco muscoli. Che cazzo c'entra i muscoli? Ma cosa c'entra? Cosa c'entra se uno ha i muscoli e non ha i muscoli? Ma vai a fare in culo. E un altro detrattore della DPG fa una scelta leggermente drastica. Bombardate E qua c'è veramente il vero purista della DPG, colui che ormai conosce a memoria tutte le terminologie, anche l'accento, anche il modo di parlare. Scusate, in questo momento io sicuramente non riuscirò ma neanche a plasmare lontanamente il loro stile leggendo questo commento, però questo signorino, il John Cena 2006... Ma ci avrei 11 anni, 12 anni, ma veramente, ma esci fuori, gioca a pallone. Ma perché perdi tempo? Ma ti pare che un ragazzino di 11 anni deve mettersi a ascoltare la DPG? Sparati, coglione, se ti prendono, cerco di ipotizzare delle virgole, Tony ti dà una mazzettata sotto i denti che svieni KO per 3 mesi, coglione. Pirex, non ho capito bene il senso del trattino, ma il tuo odio mi scivola addosso. Non ce l'hai con... Non ce l'hai con noi, ma ce l'hai, ma bello che l'ha ripetuto. Muori, penso che la DPG non abbia mai augurato la morte a nessuno. E non gli comprano la roba i genitori, se la comprano loro. La roba? Quale roba? La roba. E intanto la luce si sta completamente sfanculando perché sta facendo buio e sta completamente cambiando rispetto all'inizio del video, ma chi se ne frega? E non gli comprano la roba e i genitori se la comprano loro, capito? I soldi detoni, dicevo, i soldi detoni è maggiore al tuo, cosa? Quello di tuo padre, tua zia, tuo zio, tua nonna ovviamente. I tuoi parenti da tutte e due le parti, cioè meno male che l'ha specificato, cioè sia da parte di tua madre che pure di tuo padre. Beh, grazie mille per averci specificato anche questa cosa qua, perché se no non l'avremmo capito. Quindi Tony, carissimo Tony, è il più ricco di tutta la mia dinastia. Mostra meno, che mostra meno? Mostra meno cazzate. John Cena, vai a scuola, ti prego, vai a studiare, non rompere i coglioni. Ecco, ascolta il tuo amico Tony, vai a studiare e non rompere i coglioni. E poi ci sono gli ex seguaci. Troppo in basso sei sceso. E noi cretini che commentiamo e visualizziamo i tuoi video. Io voglio chiedere sempre a queste persone, ma perché
Vi siete iscritti al mio canale, ma cosa vi aspettavate? Poi abbiamo un personaggio particolare che è sicuramente vicino alle famiglie di quelli della Dark Polo Gang, li conosce di persona, magari ci esce anche a cena, perché mi dice questo: ma sai che il padre di Side è un regista famoso? Ah, benissimo, un'informazione importante. Il padre di Duke, un rapper famoso, e gli altri hanno già i soldi. Beh, se hanno i soldi, ma loro avranno anche i soldi, ma a te mancano, diciamo, le basi della grammatica italiana, ma non ti preoccupare. Poi c'è un commento che ormai praticamente viene utilizzato da, penso, dal 90% di questi che ascoltano la DPG, perché l'ho vista dappertutto. Ormai la vedo anche scrivere sui muri per strada. La DPG è troppo avanti per l'Italia. Ogni volta che vedo questa frase mi sale Wagner e mi viene voglia di invadere la Polonia, sul serio. Fanculo chi ci odia, sai che siamo la moda. Beh. Poi c'è questo signorino che ha una lettura di tutta questa situazione precisa, ma sul serio, andiamo a leggere. Parte il bestemmione: se non ti piacciono, non li ascolti. Se ti piacciono, li ascolti. Gesù Toast mi scrive: non mi interessa la DPG, ma te torna pure nel tuo paese. No, sei un grande. Cioè, ma chi se ne frega della DPG? L'importante è che tu, immigrato di merda, te ne vai nel tuo paese a rompere i coglioni, a fare video sulla DPG macedone. Non romperci i coglioni qua in Italia, che ci rubi le visualizzazioni. Dio, sono sicuro che è lui, ho investito molto su di te, meno male che esisti. Sì. E poi c'è lo spermino molto educato: stia zitto, bufu. Poi infine c'è l'amico Francesco che mi scrive: confessa che fai video di questo genere solo per fare poi 3 o 4 spermine alla riscossa. Sì, cazzo, sì! E per finire abbiamo questo simpatico amico che mi dice: ah, non sei morto? Peccato. Grazie mille per la vostra attenzione, spero vi sia piaciuto questo nuovissimo capitolo di Spermina alla riscossa DPG Edition. Se siete arrivati fino a questo punto, scrivetemi qua sotto, non lo so, asbastasico, ok? Se non siete arrivati, male, molto male, perché vi perderete anche quelli che sono gli annunci per quanto riguarda Lucca Comics, perché ci sarò io a presentare il nuovo capitolo di Nazi Vegan ID. Qua sotto troverete tutte le informazioni necessarie, ci troverete sia me che Don Alemanno presso il padiglione Napoleone, presso lo stand, non mi ricordo, comunque quello di Magic Press. Le informazioni le trovate qua in descrizione, mi raccomando, consultatele. Poi qua sotto in descrizione troverete anche il link per acquistare Nazi Vegan ID, spermine alla riscossa, mi raccomando, comprate spermini alla riscossa, perché è praticamente una raccolta di vignette molto molto belle e divertenti, dove racconta questo mondo degli spermini, che è praticamente un percorso che ho fatto in questi 2 anni con questa serie, che mi ha, diciamo, divertito e ha fatto divertire anche tantissimi di voi. E poi troverete anche il link per acquistare un nuovo volume di Nazi Vegan ID, che uscirà dopo in Lucca Comics. Quindi ci vediamo a Lucca per tutti coloro che verranno, e ci vediamo con il prossimo video. Grazie mille e alla prossima. Ciao!